Pace bene e buona domenica. Ci troviamo quest'oggi nel santuario della Spogliazione di Assisi, un luogo veramente singolare, anche dal nome se ci fai caso. Ecco, è qui che viene condotto Francesco. Una volta che, ecco, dona tutto il ricavato delle sue vendite ai poveri, viene condotto con violenza dal padre Pietro di Bernardone davanti al vescovo di Assisi, il vescovo Guido, perché emanasse una sentenza, perché punisse Francesco. Francesco in realtà aveva elaborato nel suo cuore questa conversione, voleva entrare nel cuore di Dio, chiamando solo un padre, il padre che è nei cieli. Il cuore è sede in realtà non solo della propria emotività, dei propri sentimenti, ma anche di una certa saggezza, di un discernimento interiore. Francesco sceglie di spogliarsi di tutto davanti al vescovo per rivestirsi unicamente di Cristo. E il Vangelo di quest'oggi Gesù dice proprio così: ecco, dal di dentro, dal cuore degli uomini, che escono propositi di male. Quindi non tanto tramite leggi moralistiche togliere il male, ma facendo una scelta interiore, scegliendo il bene. È quello che fa Francesco, sceglie di essere figlio del Padre dei Cieli, che lo ama profondamente. E il vescovo Guido aveva capito l'intuizione di questo giovane stravagante e lo appoggia in questo intento unico e insolito e lo ricopre del palio, cioè del paramento vescovile di una volta, come per dire la Chiesa accoglie quello che è il proposito di Francesco di seguire la via della povertà per compiere il bene nella carità. Allora scegliamo anche noi il bene, entrando nel nostro cuore e liberandoci da tutte le cupidigie. Non dobbiamo difendere nulla e rivestiamoci dell'abito, della forma di Cristo. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi. Buona domenica, 22esima del tempo ordinario.